Ciao a tutti, visto l'enorme successo per i miei standard che ha avuto il video sulla manutenzione del motocoltivatore, adesso facciamo il video sulla manutenzione del decespugliatore. Questo è un altro grande aiuto che abbiamo noi che viviamo in campagna, o chiunque abbia uno spazio verde comunque lo utilizza perché è veramente insostituibile. La manutenzione che si fa all'inizio dell'anno è molto semplice. Parliamo della candela da pulire o da sostituire, del filtro dell'aria da pulire o da sostituire e l'ingrassaggio della coppia conica con un grasso specifico al bisolfuro di molibdeno. Non va messo grasso standard, mi raccomando. I tempi di manutenzione prescritti generalmente su questo tipo di utensili: il filtro dell'aria e l'ingrassaggio delle coppie coniche vanno fatte ogni 25-30 ore di utilizzo, mentre per la candela vi dovete regolare mano a mano che la utilizzate. Sono troppe le variabili. Cominciamo dalla candela. Parliamo sempre di un due tempi, eh? Si stacca la pipetta. Allora, io questo decespugliatore l'ho acquistato usato l'anno scorso, quindi ha poche ore di utilizzo con me. Grosse manutenzioni non ne ho fatte. La candela è molto bella, è nuova. Adesso gli diamo soltanto una pulita. Discorso dell'altra volta, ora lo faccio a favore di camera, giusto per far vedere come si fa. Questa andrebbe messa in morsa, fermata e grattata. Si monta velocemente, si tira poco, come dicevo l'altra volta, un po' di spray per contatti. È un disossidante, eventuali ossidi vengono eliminati. Vediamo. Se dovete sostituire la candela, mi raccomando, prendetela identica a quella che avete smontato, avete tolto. Nel dubbio, sempre il libretto di uso e manutenzione o il sito del produttore. Filtro dell'aria, nel mio caso molto semplice. Il filtro dell'aria mio è sporco davvero, lo devo cambiare. Se vi dovesse venire il dubbio di soffiarlo, ve lo sconsiglio. Si danno due colpette così si toglie giusto il più grosso, ma non vale la pena, costa 3-4 euro, bisogna cambiarlo e basta. Non ce l'ho in casa, quindi lo sostituirò nei prossimi giorni. Per quanto concerne il motore e il filtro, abbiamo terminato. Ora giro il decespugliatore e vediamo l'ingrassaggio della coppia conica. Questa è la coppia conica, è la parte dove va poi collegata la testina. Troverete un bulloncino sopra, nel mio caso con testa da 13. Come dicevo, ogni volta ogni 25-30 ore va rabboccato il grasso. Questo è comodo perché ha anche il suo beccuccio di inserimento. Ne va poco. Volevo solo aprire una parentesi sulla qualità di questo tipo di utensili. Allora, per inesperienza, 4 anni fa ho acquistato un multifunzione al brico, marca CMI, prettamente assolutamente cinese.
Ho lavorato 2 anni bene, il terzo anno ho cominciato a dare problemi, il quarto anno ho cambiato il motore, nel frattempo avevo già cambiato l'aggancio delle due barre. Se lo usate poco può andare bene come ragionamento, va bene, spendete poco, sapete quello che acquistate. Se potete spendere un po' di più perché lo utilizzate in maniera più intensiva, io vi consiglio qualcosa di marca, magari italiano, ma anche non. Steel, Oleomac, Husqvarna, anche le grandi aziende hanno le serie non professionali, però vi danno una qualità eccelsa, eccellente, senza contare che poi trovate tutti i pezzi di ricambio. Se poi vi volete buttare sull'usato come ho fatto io, un Oleomac del genere, ho pagato un centinaio di euro, ed è tutta un'altra cosa, è un altro mondo. Ecco, questo è un discorso che va fatto, vi consiglio di farlo nel momento in cui dovete acquistare un decespugliatore, una moto zap, per qualunque cosa vale questo discorso. Spendere un po' di più all'inizio, anche sull'usato ma di qualità, e ve lo trovate poi negli anni. Come vedete questo è stato un video veramente semplice, sono 2 o 3 le cose da fare su un decespugliatore, non di più. E ovviamente bisogna controllare poi il serraggio delle viti perché le vibrazioni sono tantissime. In questo caso per testina io ho usato una nuova testina Batty & Vai, è la prima volta che la uso, di solito usavo quelle fisse e mi sto trovando bene. Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto e volete condividerlo per aiutarmi a far crescere il canale, ve ne sono grato. E grazie a tutti quelli che hanno commentato il video sul motocoltivatore. Mi ha fatto molto piacere. Alla prossima!